Volevo iniziare questo nostro momento di, così, di condivisione, di esperienza, leggendo, iniziando proprio su una parola del Signore nel Vangelo di Marco, perché tutta la nostra evangelizzazione sempre si basa sulla parola di Dio. Gesù, allora Marco 16, 15. Questo capitolo è un po' un capitolo un po' in discussione perché si presume che non sia stato detto da Gesù, ma già qua vediamo comunque operare la prima comunità che opera e significa che credeva in questa parola e che portava avanti l'insegnamento di Gesù. Allora Gesù dice loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Gesù dice: andate. Cosa dice Gesù? Andate. E quando Gesù dice andate, significa muoversi, andare da un posto a un altro posto. Ecco perché Gesù dirà anche ai discepoli: non vi fermate troppo in un luogo, perché ci prendete l'abitudine e poi non andate più in nessun posto. Andate perché io voglio che ogni luogo, io voglio che ogni persona riceva questo annunzio, che è l'annunzio di Dio. Noi abbiamo ricevuto un giorno l'annunzio del Signore. Qualcuno ci ha portato questo annunzio. Qualcuno ci ha fatto incontrare Gesù nella nostra vita. Qualcuno ci ha mostrato quello che Dio aveva fatto nella propria vita, a tal punto che ne siamo stati così toccati che ci siamo detti: ma guarda, voglio vedere se è vero. E poi siamo rimasti un po' anche noi rapiti da quella testimonianza, da quella presenza di Gesù. E allora, guardando un po' questa attività che lo Spirito Santo compie nella Chiesa di oggi, dobbiamo comprendere che come Chiesa non è qualcosa di astratto. Quando noi a volte parliamo di Chiesa, possiamo intendere solamente una parte. La Chiesa è formata da me, da te, da ognuno di noi. Non esiste la Chiesa se non ci siamo noi. Allora ecco perché Paolo poi dirà: tu sei il tempio di Dio, in te abita la presenza di Dio. E allora Chiesa è ogni cristiano che vive insieme, vive la sua esperienza di Dio, fa comunione insieme. Dice Paolo: intanto il Signore, negli Atti degli Apostoli, ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Intendiamoci bene, aggiungeva alla comunità, alla Chiesa. Chiesa, famiglia, luogo dove ci si incontra per invocare lo Spirito, per crescere insieme. Non aggiungeva a parte. Tante volte può capitare che anche noi, oggi siamo qui magari, però in fin dei conti non siamo assidui in comunità, non partecipiamo alla vita della Chiesa, della comunità. Facciamo una vita nostra. Abbiamo una volta incontrato il Signore e poi, ecco, ci gestiamo noi quello che abbiamo cominciato a sperimentare. Il Signore aggiunge nella comunità, nella Chiesa. Io, dietro un po' la mia esperienza anche di cammino con il Signore, uno degli aspetti importanti è proprio la comunità. Io ricordo quando non facevo parte di nessuna comunità, non conoscevo il Signore, lo conoscevo così per sentito dire, ma nel momento in cui qualcuno mi parlò di Gesù, io cominciai a far parte della comunità e da quel momento scoccò qualcosa di grande e capì anche che la stessa vocazione nasceva proprio perché, come diceva poco fa Padre Matteo nella preghiera, la comunità pregava, la comunità insieme. E allora questo mi ha tanto così incoraggiato da, io ogni volta che io incontro sempre delle persone, sempre li invito: devi fare parte della comunità, di una comunità, della tua parrocchia, devi inserirti, non puoi restare fuori. Altrimenti la tua vita non porta segno. Dice: ma il mio parroco, non, tu devi inserirti, devi lavorare, devi essere
come dice Paolo, ognuno di noi ha un compito. Noi abbiamo, prima ci scegliamo il compito nella società, invece prima di scegliere il compito di lavoro, dovremmo scegliere quale compito ho io nel corpo di Cristo. Signore, cosa devo fare nel tuo corpo? E allora dovremmo evitare di essere magari anche tra di noi quei franchi tiratori che siamo così, parliamo del Signore, però poi in concreto, in quale comunità fai parte? Ma magari non lo so, neanche io. Oppure magari mi creo io una comunità, a casa mia. La comunità è lì, nel luogo dove il Signore ci chiama, dove la parola di Dio scende. Le prime comunità ce lo insegnano, si riunivano insieme proprio perché sentivano il bisogno di questo stare insieme. Allora, come posso io parlare agli altri di Dio quando poi io non faccio parte di una comunità, quando io poi concretamente, perché la comunità è Dio che si rivela in maniera concreta tra quei fratelli, tra quelle sorelle, lì. Allora, io come posso annunziare il Signore quando io non ho un fondamento, una sicurezza, una guida, che è proprio la comunità che mi forma? E allora noi impariamo non tanto a portare agli altri quello che sappiamo. Ieri diceva bene, ieri o l'altro ieri, Salvatore, che ci serve conoscere la parola di Dio. Anche ai tempi di Gesù conoscevano la parola di Dio, eppure questa parola non toccava i cuori di nessuno. Non serve portare la parola di Dio sotto il braccio come quasi un deodorante. La parola di Dio deve essere vissuta nella nostra vita, deve essere sì aperta, ma poi calata nel nostro quotidiano. E allora io non porto me stesso, non porto quello che io so, quante cose che so io, ho studiato magari più degli altri, teologia o di qua di là, e allora posso parlare facilmente agli altri, magari li lascio un po' così con la bocca aperta. Ma tu stai portando te stesso, interrogati, quanta gente mi segue, interrogati. Chi hai portato? Perché segue te? Perché segue te? Perché ha visto che tu sei bravo? Perché ha visto il Signore in te? Ricordate quando abbiamo fatto quel ritiro a Margifaraci, almeno per chi era presente, feci leggere a Laura quella di Fioretti di San Francesco, in cui Francesco, ecco, viene interrogato: Francesco, perché tutti vengono dietro di te? Tu non sei bello, tu non hai una grande cultura, tu non sei una persona particolare, eppure vengono dietro di te. E Francesco restò ammirato, dice: questa sapienza che viene da te. Dice: è vero, perché se io fossi bello, se io fossi una persona di cultura, la gente direbbe: vado dietro Francesco. Ma siccome io questo non lo sono, la gente è costretta, dice, è costretta a dire: in lui c'è il Signore, io vado dietro il Signore, non vado dietro l'uomo. E allora è una dei segni della nostra vita, della nostra crescita, quando in noi questa luce di Dio proprio ci prende a tal punto che noi ci svuotiamo di noi stessi. Abbiamo visto come il Signore in questi giorni proprio ha preso tanti cuori, ha preso anche, in un certo senso, non ce lo siamo aspettati, come il Signore è intervenuto in noi. Eppure lo Spirito che agisce. E allora l'azione dello Spirito Santo nella Chiesa, possiamo dire che oggi l'abbiamo sotto gli occhi tutti, almeno per chi ha occhi toccati da Gesù, perché possiamo noi non vedere l'azione dello Spirito. L'azione dello Spirito nella Chiesa è qualcosa di dinamico continuo. È uno, diciamo, degli eventi importanti, sappiamo bene com'è stato il Concilio. Il Concilio quando ha rivoluzionato, ma è lo Spirito che ha voluto questo. È lo Spirito che ha guidato uomini. Sa quante volte lo Spirito ha dovuto fare forza? Sapete, anche noi, quanta forza a volte lo Spirito ha dovuto esercitare, perché siamo stati duri. Così anche nel cammino della Chiesa. Lo Spirito poi ha trovato persone che gli hanno dato ascolto. Allora, vediamo come lo Spirito ha guidato la Chiesa e guida la Chiesa.
Sappiamo come nei tempi passati lo Spirito suscitava, secondo il bisogno di quel momento, a secondo che situazione viveva la gente, lo Spirito suscitava un carismatico, una persona che portasse proprio quella freschezza. E allora sorgono ordini, sorgono monasteri, istituti vari, però sembrava che ci si fermava lì. Allora quasi lo Spirito, per marcare sempre di più, quasi a dire tu ti stai adagiando, Gesù diceva all'inizio andate, tu ti stai adagiando, pensi che la santità, pensi che camminare con il Signore sia solo riservato ad alcuni. Questo no. Allora lo Spirito fa sorgere altre realtà e continuamente li fa sorgere. Vediamo come sono nati i gruppi, i movimenti, di cui il rinnovamento è uno di questi. Quel segno del passaggio dello Spirito. Lo Spirito passa proprio perché ci vuole convincere che noi non siamo inutili, che noi non siamo differenti degli altri, che noi siamo scelti perché facciamo parte del corpo della Chiesa. Allora, ecco come è del vento, dice Giovanni, il vento che non sai da dove va, che non sai dove va e non sai da dove viene. Cioè, lo Spirito stupisce, ti lascia con gli occhi aperti, perché questo avviene in coloro che sono in un certo senso disposti a questo ascolto dello Spirito, pronti a cogliere l'azione dello Spirito nella propria vita. Allora vediamo come è importante nella nostra vita, come lo è stato e come lo deve essere, che ci sia un incontro con il Signore. Senza incontro tu non lo conoscerai mai, e se non lo conoscerai non lo potrai mai amare. Come fai ad amare una persona se non la conosci? Allora il cammino che noi dobbiamo fare è guardare proprio i personaggi che incontrano Gesù, Zaccheo, la Samaritana, la peccatrice, cioè tutti coloro che incontrano il Signore cominciano a conoscerlo e cominciano ad amarlo e cominciano a parlare di Lui. Tu sarai convinto del Signore e allora potrai convincere gli altri. Ma se tu non sarai convinto, noi come cristiani, chissà se siamo veramente convinti. Paolo dirà, quando è ad Antiochia, lì per la prima volta i cristiani, cioè coloro che seguivano Gesù, furono chiamati cristiani. Oggi chissà se questo nome non ci dovrebbe essere tolto tante volte. Furono chiamati cristiani perché lasciarono il segno di questo passaggio di Gesù. Noi, sapete, uno delle nostre un po', diciamo, difficoltà, a volte noi non apparteniamo a nessun gruppo, poi apparteniamo a una comunità e però diventiamo quasi non credenti, perché il nostro modo di fare ci mostra questo, cioè sembra che noi ci possiamo permettere tutto. Anche se voi vedete magari in certi momenti di preghiera, come cioè si è distratti, non si è proprio lì concentrati su quello, cioè sembra che quasi abbiamo preso una confidenza così tale che chi ci guarda forse, ecco, ne può restare un po', dice, e tu fai parte di un gruppo, tu mi devi dare quella testimonianza. E allora imparare che il tuo cammino è un continuo confronto con il Signore, un continuo andare a Lui. E allora ecco che noi, su quella parola di Gesù, tutti saranno ammaestrati da Dio, dobbiamo lasciarci ammaestrare dal Signore, dobbiamo lasciarci proprio toccare dal Signore. E allora vediamo come il Signore agisce nella nostra vita, come il Signore ci prende, come il Signore ci prende. E allora questo corpo del Signore comincia a funzionare. Allora vediamo che noi nel rinnovamento, come Chiesa, diventiamo persone che hanno un'esperienza di preghiera per mezzo della quale lo Spirito Santo diventa non solo oggetto di fede, ma anche di esperienza. Poi abbiamo, come già è stato detto, ecco, questi carismi, il dono delle lingue,
i doni carismatici, tutto per l'edificazione della Chiesa. Allora noi cominciamo a capire quanto è importante che noi li mettiamo a servizio. Ieri veniva ricordato, quando lo Spirito ti chiama, sappi accogliere la chiamata del Signore. E lo Spirito ti chiama per mezzo di fratelli, per mezzo di persone, ti invita a qualcosa, sappi coglierla questa chiamata, non rifiutare la chiamata dello Spirito. E allora nella nostra vita un po' dovremmo chiedere, come chiese Papa Giovanni: Signore, facci vivere una nuova Pentecoste, quella nuova Pentecoste che si deve rinnovare continuamente nel nostro cammino, nella nostra vita. E allora noi vediamo, un po' guardando un po' indietro, che per molte ragioni, col passare del tempo, la piena attività dello Spirito nella Chiesa è sembrata che si è oscurata. Le manifestazioni e le opere dello Spirito, secondo quanto abbiamo letto, sono sembrate venire meno. Di conseguenza, teologi o altri parlarono di un'epoca apostolica, come già sappiamo, di una cosa unica che è avvenuta in un tempo, serviva per un tempo e basta, si è chiusa, dissero. Quindi la predicazione, l'annunzio, si orientava solamente su alcuni aspetti, che era sul credo, sui sacramenti, sui comandamenti. Sembrava quasi che un po' il cammino del cristiano era osservare determinate cose, come d'altronde è ancora tuttora per tanti. Non è un'esperienza di vita, ma è un osservare. Noi rendiamoci conto quando a volte ci andiamo a confessare: io non sono andato a messa. Noi osserviamo tutto questo, ma non manca qualcosa, manca l'anima. Tu non sei andata a messa, ma che cos'è questa messa? Cioè, se tu capissi che non sei andata a messa, però ci sono dei giusti motivi magari, però quel giorno del Signore tu lo puoi celebrare lo stesso, anche se dove sei non puoi andare a messa, anche se in quel momento non puoi andare a messa, perché l'incontro con il Signore tu lo vivi nel tuo cuore. L'incontro con il Signore è un desiderio. Lo Spirito Santo sempre suscita la nostalgia di Dio, il desiderio di Dio. Allora questo cammino che noi siamo chiamati a fare, che ha sete, venga a me, ed è una sete continua su cui noi dobbiamo, ecco, indirizzare il nostro cammino. Allora, guardando questo aspetto della nostra vita, impariamo a vivere un'esperienza viva. Vivere un'esperienza viva di Gesù. Un'esperienza viva di Gesù. Allora, sappiamo come nella nostra vita, ecco, è importante quella frase di cui dicevo poco fa, di Giovanni, che diceva: il vento soffia, nessuno, se non nasce dall'acqua e dallo Spirito, può entrare nel regno dei cieli. Se tu non rinasci, i tuoi genitori ti hanno dato la vita, ma ti hanno dato la vita materiale, tu hai bisogno di essere, ecco, rigenerato nel Signore. E lo Spirito Santo opera in te questo, cioè la nascita. Opera in te la nascita, lo Spirito Santo, ti rinnova, ti cambia. E allora il rinnovamento, proprio nella Chiesa come gli altri gruppi, diventano quell'input, quel segno forte a cui radunano i cristiani, chiamano persone, mamme, papà, proprio perché siano segno di questa presenza di Dio. Paolo, arrivato a un certo punto, dirà, scrivendo, mi sembra, ai Galati: camminate secondo lo Spirito, camminate secondo lo Spirito. Che significa questo? Proprio significa che la tua vita deve mostrare il frutto dello Spirito. La tua vita deve mostrare il frutto dello Spirito: amore, benevolenza, bontà, mansuetudine, pazienza. E sarà sempre più conforme a quella di Gesù Cristo. La tua vita di preghiera e lo studio della parola di Dio devono acquistare un interesse grande. Nella tua testimonianza sperimenterai la potenza di Dio. Sarai pronto per il conflitto spirituale contro il mondo,
contro la carne e contro Satana. Abbiamo visto ieri un po' gli ostacoli di Satana. Eppure noi tante volte lo lasciamo agire nella nostra vita, Satana, il diavolo. Magari poi aspettiamo che sia Padre Matteo a farci una preghiera. Mentre tu, in un certo senso, conoscendo il Signore, puoi cacciare Satana dalla tua vita. Puoi allontanarlo, Satana, perché hai fatto esperienza di Gesù. Allora sai, come dice Pietro, il diavolo come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Per ora è un periodo in cui divora, E allora noi dobbiamo avere gli occhi aperti su questo. Paolo dirà: state attenti, perché il diavolo si sa vestire di angelo di luce, Fratelli e sorelle, dovremmo avere un'attenzione grande su questo, perché possiamo deviarci facilmente. Noi del rinnovamento, siamo di quelli che andiamo troppo dietro a tante cose. Basta che ci viene detto qualcosa, o c'è una lacrimazione, o c'è un'apparizione, o c'è una cosa, quelli che partono sembra che siano quelli del rinnovamento i primi, e mischiano tante cose nella propria vita. Manca il discernimento. Ieri si parlava di discernimento. A volte noi non abbiamo più questo discernimento. Chi te lo dice che lì opera Dio, quando tu corri subito, quando la Chiesa ti dice aspetta? Chi te lo dice? E non puoi pensare che lì ci sia il maligno? Allora chiediti: dove passa lo spirito, dove passa il vento, dove, se tu sei in quella direzione, lo spirito ti travolge, ti sconvolge. Chiediti: sei nella direzione dello spirito in questo momento? Sei usato dallo spirito? Perché noi non siamo qui per fare una settimana di vacanza. Siamo qui magari con i giorni molto pieni, ci stiamo anche un po' stancando, ma siamo qui perché vogliamo capire, vogliamo essere istruiti, vogliamo sapere se la nostra vita è in conformità sulla parola di Dio. Vogliamo sapere. Ecco il desiderio dei primi cristiani, è il desiderio dei primi anni nostri. Coloro che sono più anziani nel rinnovamento sanno che grande desiderio c'era di questa conoscenza di Dio. Non si saltava nessuna riunione, proprio doveva capitare qualcosa di grave. Non si saltava nessuna riunione, nessuna catechesi. Io ricordo lì al Salone della Noce che non c'erano più posti pure sopra il teatro, per dire come c'era quel grande desiderio di Dio. Oggi questo un po' si è annacquato: ci posso andare, vabbè, oppure non vado, oppure, non so, vado lì, c'è la preghiera, il gruppo di Padre Pio, c'è un altro gruppo, per carità, senza togliere niente a questi gruppi, ma un cammino deve essere un cammino, altrimenti il tuo cammino non porta a niente. Tu devi fare una scelta nella tua vita: quale esperienza vuoi seguire? E allora questo desiderio di conoscere Dio, di andare a Dio, l'anima mia sete di Dio. A volte è deludente vedere che questo manca, specialmente in coloro che hanno segnato il cammino del rinnovamento. Hanno segnato, e poi, direbbe Paolo, avete iniziato con lo Spirito. State attenti, perché finite con la carne. Ed è facile, basta che si è parlato ieri proprio dell'azione del maligno, basta che tu dai ascolto al maligno, si distrugge tutto: mormorazione, divisione, critiche, guarda com'è quello, guarda com'è quello, quello non mi piace, quello non lo voglio accanto, me ne vado in un altro posto, quello così, quello colì, e non si sa più dove si sta andando. Attenti a questo.
attenti a questo. Le nostre comunità oggi purtroppo vivono questi momenti, queste incomprensioni, queste divisioni, queste situazioni a cui a volte non si sa come intervenire, perché c'è la testardaggine, deve essere come dico io. Allora impariamo dal Signore, camminate secondo lo Spirito, così non sarete portati a soddisfare i desideri della carne, i desideri della carne. E allora noi tante volte, ecco, parliamo di annunzio, la Chiesa che annunzia, la Chiesa che ci invita, invita ogni laico, ogni cristiano a essere portatore di Dio, di Gesù. Ma perché la Chiesa sa che dove potete arrivare voi, noi consacrati, sacerdoti, non ci possiamo arrivare. Allora, voi siete più importanti in un certo senso nell'evangelizzazione. Voi siete, come noi, sale, lievito, ma qualcosa che deve toccare anche gli altri. Però se ce lo diciamo noi sul serio, se ce lo diciamo tra di noi, senza che lo sappia nessuno di fuori, cioè se noi ci guardiamo, questo non c'è. Noi guardiamo i nostri atti, la nostra vita, che non conosce nessuno. Magari sappiamo bene camuffare. I nostri atti dicono che noi apparteniamo a Gesù. Ieri si parlava proprio di queste persecuzioni e io in me dicevo, chissà se ci fossero delle persecuzioni, se noi avremmo motivi o motivo per cui saremmo arrestati. C'è qualche motivo per cui noi da cristiani potremmo essere presi, forse saremmo, ecco, lasciati. Allora i primi cristiani lasciavano questo segno. Noi dobbiamo imparare a lasciare questo segno. Invece noi tante volte questo sfugge. Perché? La nostra vita non è diversa dagli altri. Il nostro modo di pensare è come tutti gli altri. Il nostro modo di parlare è come tutti gli altri. Agiamo come tutti gli altri. Andiamo in posti dove vanno gli altri lo stesso. Però io lo vedo che è diverso. Perché tu prima mi dicevi tante parole e adesso non me le dici più, magari ti ho preso anche in giro all'inizio, però poi mi ha colpito perché volevo quasi metterti alla prova. Mai tu hai preso a braccetto una persona anziana e l'hai aiutato, invece te l'ho visto fare. Mai ti ho visto, ecco, quello che stai facendo adesso, la tua onestà. E invece prima ti ho visto che rubavi, che prendevi. È abbastanza deludente, carissimi, tante volte vedere in certi ambienti di commercio cristiani, parliamo di cristiani, perché se non parliamo di cristiani, che si approfittano, che hanno proprio subito, aspettano che magari c'è quella persona debole, fragile, e se ne approfittano. Non è giusto. E allora noi impariamo proprio a vivere la nostra vita secondo lo Spirito, secondo lo Spirito. E allora dovremmo interrogarci, cosa c'è di diverso tra te, i tuoi parenti che non credono, il tuo collega che non crede, la tua vicina di casa che non crede? Cosa c'è di diverso? C'è qualcosa di diverso? Lascio a voi su questo, ecco, la risposta. Noi siamo coloro che, guidati dallo Spirito, ci dobbiamo lasciare proprio spingere dallo Spirito. Allora, tante volte dico, ma perché il Signore a me non parla? Non è che non parla il Signore a te, il Signore ti parla, solo che tu non vuoi ascoltarlo. C'è un episodio, mi sembra nel libro di Daniele, di Susanna, ricordate questa donna che viene accusata. Il Signore suscita lo spirito in un giovinetto. E questo, al di là di tutto quello che penseranno gli altri, dice la verità. Io non sono d'accordo su questo. Non ha paura degli altri. Noi a volte abbiamo paura di dire la verità perché gli altri cosa possono dire? E il Signore interviene. Tante volte mi chiedo,
Sa quante volte il Signore, per mezzo nostro, ci ha spinti a parlare verso un'ingiustizia di un fratello, di una sorella, e noi non abbiamo parlato. Abbiamo permesso che quell'ingiustizia andasse avanti. Potevamo fare qualcosa, non l'abbiamo fatto. Tu sei Chiesa, cioè segno di Dio. Allora ricordati, ecco come Daniele subito interviene. E ancora Paolo che andando ad evangelizzare dirà: bene, voi non ascoltate, dato che voi non ascoltate, noi andiamo dai pagani, da coloro che secondo voi sono lontani. Cioè lo Spirito troverà sempre un modo e persone a cui far compiere quello che lui vuole. E allora possiamo dire che lo Spirito è lo Spirito che costruisce la Chiesa, costruisce la tua vita. Senza lo Spirito, ci insegna proprio il Concilio, senza lo Spirito non esiste Chiesa, perché è lo Spirito che la sostiene, che la guida. E allora i carismi che noi, grazie a Dio, abbiamo conosciuto, li abbiamo sperimentati nella nostra vita, grazie a Dio, i carismi sono perle preziose della Chiesa, la rendono luminosa, splendente di fronte al mondo. Lo Spirito li distribuisce ampiamente a uomini poveri, a uomini non poveri, a uomini colti, a uomini ignoranti, a tutti, come diceva poco fa Mariuccia, secondo le nostre capacità. Lo Spirito li distribuisce. E allora sono doni per edificare la Chiesa. E ricordando quello che dicevo poco fa, lo Spirito interviene sempre in ogni epoca della storia dell'uomo. A ogni vergogna umana lo Spirito suscita, dicevo, ecco, un carismatico che dà inizio ad un movimento. Lo Spirito a ogni epoca storica, a ogni piaga sociale, a ogni situazione imprevedibile, risponde con un carisma nuovo. I carismi, quelli che noi leggiamo nella lettera ai Corinzi, però lo Spirito, ecco, poi agisce, il vento soffia e soffia come vuole. E allora noi dobbiamo imparare a godere dei carismi. Non è orgoglioso sentire di possedere un carisma, è orgoglioso l'attribuirlo a proprio merito. Non ingelosirsi dell'opera che Dio compie negli altri. Non vantare diritti di sfruttamento personali. La natura intima della Chiesa è condivisione, comunione. Parliamo della Chiesa. Allora, dicevo poco fa, Gesù diceva andate. Non diceva Gesù andate a costruire templi, andate a costruire edifici. Gesù diceva andate e annunziate. Noi purtroppo tante volte ci siamo fermati solo in alcuni periodi, non ad andare ad annunziare, ma ad andare invece a costruire. Allora, sono io Chiesa che mi dono, se mi dono. Sono antichiesa se io non mi dono. Gesù dice andate, è il messaggio ultimo che Gesù dà alla Chiesa, e Gesù dice amate, è il messaggio ultimo che Lui dà nella cena. Allora comprendiamo che andate e amate sono due parole che formano la Chiesa, due parole che formano la Chiesa. E allora questo è importante, se noi andiamo ad annunciare, se noi amiamo, noi siamo presenza di Dio. Siamo presenza di Dio. E allora lo Spirito che agisce sempre, quasi a sorpresa della Chiesa, lui sa dove arrivare, quando nemmeno Pietro, l'abbiamo ascoltato, dirà Pietro, avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito scese su di loro, come in principio scese su di noi. Ci insegna di non essere gelosi se gli altri hanno qualcosa in più. Tu hai anche. Lo Spirito Santo non è vincolato, ma vincola la Chiesa.
I fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sopra i pagani si diffondesse lo Spirito, si diffondesse il dono dello Spirito. E allora, per concludere, ricordati che lo Spirito cerca te, non cerca, sa chi, cerca te che ti senti debole, cerca te che pensi di non farcela, cerca te e aspetta la tua risposta, e tu sai che quella risposta cambierà la tua vita. Cerca te, mamma, papà, cerca te, perché dice andate in tutto il mondo, e non ti scoraggiare perché non devi andare in Turchia o in Africa, devi andare nel tuo ambiente, andate in tutto il mondo, vai nel tuo ambiente ad annunziare il mio amore. E allora il Signore ci dice proprio, io ho bisogno di te, ho bisogno, primo, di bocche, cioè di credenti che pregano, che parlano dell'amore di Gesù, che evangelizzino, di mani, cioè di credenti che sono pronti a servire in mille modi. Per favore, che fa? Lo puoi fare questo servizio, che so, magari spostare i banchi oppure pulire? Io non posso fare questi servizi così umili. Fammi fare, mettimi lì alla preghiera, allora sì. Ma questo non... Di piedi, cioè di credenti che non hanno paura di sostituire, lo diceva Martinez a Rimini, di sostituire le pantofole con le calzature dell'evangelizzazione. Noi tante volte ci mettiamo comodamente le pantofole. È stato detto in questi giorni, io ho incontrato il Signore, mi sono fermato, basta. Ecco, questo dinamismo che diventa staticità, ti sei fermato. C'è questo cammino, sapete, di colui che si mette in viaggio. Abbiamo tanti episodi, Abramo, Maria nel Vangelo, che si mettono in viaggio. E noi ci mettiamo in viaggio, saliamo questa montagna, cominciamo a salire. La montagna poi abitualmente ci sono delle piccole grotte. Dice, guarda, ho trovato questa grotta, mi fermo qui. Voi se volete continuare, continuate. Io mi fermo qui. Il Signore invece ti chiama a salire, ad andare oltre. Di occhi, cioè di credenti che vedano al di là delle apparenze, che vedano la grazia di Dio e se ne rallegrino, come Barnaba. L'avversario, il diavolo, invece mostra soltanto le cose negative, e per ora ci diamo molta attenzione noi alle cose negative. E molti credenti hanno preso in prestito i suoi occhiali, dicevo proprio, che ingrandiscono questo male, vedendo tutto male, e invece deformano il bene che c'è, che c'è. Di orecchie, cioè di credenti che sono capaci di sentire il lamento di colui che cerca Dio. E allora noi vogliamo dire, Signore, aiutaci su questa tua parola a viverla, ad annunciare il Vangelo, a guarire gli ammalati e a scacciare i demoni. Annunzia il Vangelo, guarisci gli ammalati. E ammalati non intendiamo quelli, solo quelli nel fisico, nel cuore. Forse tuo marito, tua moglie è ferito nel cuore. Ci sono delle situazioni e tu sei chiamata a guarire, a scacciare i demoni, cioè annunciare la liberazione sotto, che si nasconde in ogni ingiustizia. E allora comprendiamo, come diceva il Signore operava e confermava con loro secondo i segni. Ecco, la parola veniva annunziata e il Signore confermava. Noi vogliamo dire al Signore, Signore, insegnaci a non essere, come dice Giacomo, sordi alla tua parola, ma vogliamo viverla, vogliamo metterla in atto. E io concludo con questa preghiera di Newman, che dice, Gesù, inondami del tuo spirito e della tua vita,
penetra in me ed impossessati del mio essere, così pienamente che tutta la mia vita sia soltanto una irradiazione della tua. Risplendi attraverso me ed in me. Fa che ogni anima che io avvicino senta nella mia anima la tua presenza, che i fratelli cerchino e vedano non più me, ma soltanto te, o Signore. E così la luce verrà tutta da te, e nulla sarà mio. Sarai tu ad illuminare gli altri attraverso me. Signore, fa che io impari a predicarti senza parlare. Amen. Alleluia.